Se qualcuno mi avesse chiesto qualche anno fa cosa sono i centri estivi WISP, avrei detto che sono quel luogo dove in città è possibile far passare delle giornate spensierate, giocose e gioiose di attività motoria ai bambini e ai ragazzi. Oggi, a distanza di 2 anni dalla pandemia, è considerato che i bimbi e i ragazzi hanno avuto dei profondi disequilibri in quelle che sono le loro capacità relazionali, ma soprattutto in quelle che erano le loro abitudini, i loro tempi della relazione. Dico che i centri estivi WISP hanno una grossa responsabilità, e la responsabilità che gli viene attribuita è quella non solo di fare un servizio alla comunità, ma di fare comunità. E fare comunità per i centri estivi WISP significa utilizzare quello che è l'attività ludico-motoria, quindi il gioco sport, all'interno di quello che è il proprio centro estivo, e utilizzare lo sport e l'attività ludico-motoria come mezzo principale, come strumento grazie a cui è possibile veicolare quelli che sono non solo nuove modalità relazionali, ma anche nuovi momenti di socializzazione e soprattutto iniziare a comprendere quando la diversità, quanto l'altro, può essere un elemento che ci arricchisce. Ed è proprio per questo che vengono strutturati non solo dei giochi motori, ma anche dei laboratori, grazie a cui riusciamo a veicolare quelli che sono i messaggi educativi dell'inclusione dell'altro, l'altro diverso da noi, l'altro che ha abilità diverse da noi. Oltre alle attività di inclusione che vengono svolte quotidianamente all'interno dei centri estivi e alle attività chiaramente ludico-motorie, ci sono laboratori. Laboratori che comportano quello che è la possibilità di comprendere quanto importante siano i sani stili di vita e quindi quanto importante sia fondamentalmente l'attività motoria come stile di vita, come attività quotidiana, quanto è bello e quanto è divertente fare attività in gruppo, quindi ritrovare il senso della socialità, della gruppalità, della dualità che c'è insita nei bimbi. E i centri estivi WISP fondamentalmente sono tutto questo, tutto ciò che grazie all'attività sportiva riesce a veicolare i messaggi relazionali di una costruzione di una comunità che include, gioca mediante l'attività sportiva, mediante le differenti discipline sportive, con l'inclusione, la relazione e la costruzione di una comunità che si basi su quelli che sono i sani stili di vita dei più giovani, ecco.